Buonasera ragazzi, buonasera e benvenuti in questa nuova live, buona domenica a tutti, avanti tutto dice Dario Mazza con le faccine a cuoricino, buonasera a tutti Matteo, Risa, Ginger Black, anche il papi di Ginger Black, buonasera a tutti, guardate che begli occhiali che ho, tac. Perché così metto sugli occhiali, così vi distraggo dal mega brufolo gigante che c'ho qua. Ma fa niente, Antonio di Grazie da quello grazie per il follow, insieme a Michele Petrera per il like, a Roberto, Ganzotto e Zuccarelli Francesco. Grazie ragazzi, Donato, Antonio, Alessandro Laspina, Andrew, eh, Gianfranco Franzoni, eh, Ennio Arnaudo, Ginger, buonasera Ginger, eh, Ringo Mexicano, eh, Gattuso Gat. Buonasera, capo. Grazie, 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 Alessandro Bonfanti, Marcello Di Stefano, Ennio Ombretta. Buonasera, Ombretta. Buonasera anche a Chiara che ci siamo scritti prima, prima che cominciasse. Pilu, ciao, Pilu e grazie anche per avermi citato in, nella tua story di qualche secondo fa eh, mi chiede go ciao Matteo Gionagar Carter buonasera eh, Marcello di Stefano già detto. Celestina buonasera Celestina come stai spero tutto bene Daniele Peloni grazie mille per il like alla stream alla stream eh, Sì, alla stream eh, grazie Stefano G. Gremo per il like Mauro la ferramenta di Mauro, grazie, buonasera Alessandro R, Maurizio Di Magno, Giuseppe Torvato, Erba Life, Paolo Alberto eh, Meridiani e da Facebook Luca Dorsi, eh, insieme a Leonardo e a Morris Braccenin. Si può mettere Waze nella Tesla Model 3? Mi chiedono no. Purtroppo no, non si può installare assolutissimamente niente per ora sulla Tesla Model 3, spero un giorno che comunque Elon Musk provveda anche a fare quello. Eh, grazie mille Gambini per Enrico per il like, insieme a Antonio e Leonardo, mamma mia ragazzi! Francesco Ballarini, ciao Matteo da Facebook, grazie, insieme ad Antonio Stornanti, eh, ciao Matteo dalla provincia di me. <coughs> Io le province non lo so Beltazor sei molto più professionale con gli occhiali Grazie Beltazor Grazie Volevo mettermi quelli da sole, ma in realtà poi dopo non riuscivo più a leggere niente. Ciao Boomer, dice Dennis Boomer, nel senso che sono un vecchio di me. Eh, Devix195, grazie mille per la subscribe e anche Claudio Bello per il like, insieme a Franco Silvestrin. Ciao a tutti, sono Baldo, è la mia prima volta qui, ma sono un naufrago da 55 anni. In che senso, Baldo? Nel senso che tu guidi una... una, una non so, po po porti una barca elettrica da 55 anni? Potrebbe essere molto interessante, oppure hai 55 anni e adesso sei nel mondo delle auto elettriche? Mauro e Maria Assunta Ferrara, like alla stream, grazie ragazzi, insieme a Marco Ita 69 e a Stefano Gollas. Eh, Linkedin, Alessandro Cippo, ciao Ale, come stai? Benvenuto in questa live, eh, beh, non so che non rimarrai perché c'hai tante cose da fare. Comunque grazie per essere passato e eh, buonasera a qui da Brescia, tu stai a Londra stai molto meglio tu eh, Danilo, grazie, numero uno che mi dice da Facebook, che bello la prima volta che ti vedo dal vivo, perché sono sempre al lavoro la domenica, Nando ma non lo so, guarda che tra qualche giorno probabilmente potrebbero cambiare gli orari anche delle live domenicali non saranno più domenicali, quindi non so, le chiamerò live lunediane non lo so Pietro Bardieri like alla stream. Eh, Luigi Ferrara, grazie, grazie, grazie. Gattuso Gat, grazie. Belli i numeretti. I numeretti Gigio, non so quali sono i numeretti. Eh, ah, e di quanta gente c'è. Sì, siamo in 140 su YouTube, 45 su Facebook e 6 su Twitch. Eh, mm, sì, no, è che praticamente è un setup nuovo. Questo, sto utilizzando un sistema operativo diverso, stesso computer, ma diverso sistema operativo, per vedere se ci sono meno problemi durante le live. Comunque ho Sempre una webcam di backup con un altro PC di backup così la live non salterà. Credo spero mai. E Gambino Enrico, grazie mille per il like alla stream. Alberto Montagnoni, ragazzi, andiamo avanti. Ho guidato la mia prima automobilina elettrica alla tenera età di 6 anni, ora ne ho 62. Wow! Vabbè, anche io quando ero piccolo, guidavo le automobiline elettriche. Io avevo una Ferrari, tra l'altro, avevo un bel Ferrarino. Uh, DC Story 419, buonasera, Gattuso Gat anche da Facebook, grande, grazie Antonio Stornati. I tuoi video sono fantastici da Facebook, grazie, grazie mille, grazie mille. Ragazzi, mi raccomando, io posto sempre anche su Facebook tutti i miei video, quindi andateli a vedere anche di là, così, così. Perché se non li avete visti su YouTube, li potete andare a vedere su Facebook. Cioè, se siete già su Facebook, vabbè, mh, niente, fa niente. Comunque, oggi il PC funziona bene? Non lo so, speriamo. Sono già in Windows, tra l'altro, quindi chi lo sa. Eh, Chiamala Monday Night. Bello, Ringo, mi piace il nome. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Potrei inventarmi qualcosa tipo Electro Monday Night. Bello, bello, mi piace, mi piace. Sì, perché ho guardato un po' eh, le... Insomma, gli orari in cui la gente è più online, su youtube eccetera eccetera insomma è venuta fuori questa statistica e praticamente eh, la domenica sera in, eh, su youtube c'è poca gente quindi pochi spettatori quindi magari perché la gente va fuori a farci i cavoli suoi. E ho pensato che anche io potrei farmi i cavoli miei eh, di domenica, visto che comunque il lunedì sono sempre a casa perché ho lavorato e il lunedì di solito al lavoro è una giornata abbastanza pesante. Eh, la sera potrei comunque fare la live perché già sono a casa. Invece di domenica potrei tirarla la lunga, la festa e andare a farmi i cazzi miei, insomma. Delta eh, Zorra mi dice: Sai nulla dell'App Store Tesla? No, non c'è nessun. Eh... Ancora, allora c'è stato qualche leak in questi giorni, ma ancora niente di. Mm, niente di niente, niente di niente eh, Cosa sul nuovo software che arriverà? Comunque ne parleremo nelle news la settimana prossima eh, Matteo Fratesi ho comprato la Ami ah, Spero di non aver fatto una cavolata Avevo puntato sulla yo-yo Ma per il doppio del prezzo Non me la sono sentita in questo momento Fra due o tre anni forse Grazie mille Vincenzo Domenica e Sergio Pacchione per il like Sì allora mm, Devo dire che la Ah, mi costa la metà esatta eh, di quanto costi, appunto, la Citroën. Se è la Citroen Yo-Yo, la XV yo Scusate, ragazzi, è domenica anche per me. E non mi sono fermato neanche oggi, quindi va bene. Sì, 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 hai, hai, hai perfettamente ragione. E il prezzo della yoyo secondo me è troppo alto, l'ho sempre detto e lo ribadisco. La yoyo è molto più auto rispetto alla Citroen Ami, che è comunque un quadriciclo elettrico che raggiunge i 45 km/h di velocità massima. Citroen, eh, scusate, XV yoyo invece è anche 90 km/h. Eh, ce ne sono di due modelli, c'è cioè il modello diciamo castrato 45 e il modello mh, che va più forte, ma comunque costano molto molto simili. Il costo è molto simile. Una si guida con la patente B e l'altra con la M. Eh, sì! Allora, io la ami, la adoro come concept perché è veramente figo come hanno utilizzato i materiali, eccetera. Adesso, però, usciranno in tutte le salse. Queste ami saranno tutte uguali. Comunque. Mi piace molto l'ami. Hai fatto un ottimo acquisto. Eh, buonasera amico mio da Claudio. Ciao Claudio. Eh, ciao Matteo. Ho preso una tella con il tuo referral, ma non mi hanno dato niente. Tutto questo quando c'erano. Ho scritto, ma non mi hanno risolto ben niente. Che rabbia. Moreno. Moreno. Guarda, non dirmelo a me che... Non sei il primo. è successo a tanti e veramente tanti, tanti, tanti. Purtroppo non c'è quasi praticamente niente da fare. Nel momento in cui eh, te la vendono loro ti possono mettere dentro un referral a caso se te lo mettono e, e, e niente mi dispiace c'è poco da fare la mia Tesla Model Y non fa i chilometri promessi Claudio è normale è normale siamo d'inverno e poi i primi 10.000 chilometri di batteria eh, servono per eh, diciamo assestarsi eh, alla batteria appunto per poi riuscire a dare il meglio di sé eh, Dopo i 10.000 km, diciamo che il rodaggio per un'auto elettrica più una Tesla più o meno sono 10.000 km. È una cosa che non ti dice quasi mai nessuno perché quasi mai nessuno la sa, addirittura nessuno sa che bisogna fare un rodaggio per un'auto elettrica. Nei primi 1.000 km è sconsigliato, sempre per questione batterie, fare delle fortissime accelerazioni e delle forti decelerazioni, che praticamente è la cosa che fai immediatamente quando prendi in mano la macchina, subito giù un pestone della Madonna per sentire il brivido e, e poi dopo però la batteria dura meno. Vabbè, comunque non è che succedia chissà che roba, però ecco, eh, i primi 1000 km è meglio non sforzarla troppo e eh, poi dopo puoi fare tutto quello che vuoi, ma dopo i 10.000 la stima della percentuale di batteria sarà migliore togli immediatamente i chilometri dal display perché l'indominometro cana che è una roba folle, quindi tieni solo la percentuale e regolati in base alla percentuale. Io con un Tesla Model Y potrei fare tranquillamente 700 km se volessi, ma non voglio, quindi ne faccio 200. Cioè, insomma, Capisci che tutto dipende dal piede, ma con anche tutte le altre auto normali. Eh, la live si interrompe, ma ehm, non lo so, forse sei l'unico ad avere questo problema. Eh, mi dirà Ginger se è così. Comunque grazie mille per la segnalazione. Eh, Tesla è in difficoltà, ritardi, annullamento dei modelli nuovi, problemi con modelli in circolazione. Ma Pasquale, secondo me Tesla eh, non è in difficoltà. Tesla vuole eh, guadagnare di più e quindi... Allora, allora, facciamo una premessa. Tesla ha tre fabbriche nel mondo, quattro forse eh, adesso, che sono tutte oberate di lavoro in una maniera folle, non ci stanno dietro a fare le consegne, figurati se eh, si devono mettere a fare nuovi veicoli, come Model 2, o come Cybertruck, o come Roadster, o come mai. Che vabbè non sono nuovi veicoli in realtà Solo Model 2 Ma è anche... Cioè Ancora sono indietro su quelli che hanno già presentato, che non sono ancora neanche entrati in produzione, figurati se lavorano ad un nuovo modello, Model 2, con tutte le premesse che si sono fatti, tra l'altro, perché hanno detto, cioè, eh, c'è stata una speculazione pazzesca dietro e probabilmente non ce la fanno, hanno capito che non c'è la tecnologia in questo momento per fare un'auto da 25.000 dollari che abbia un senso, Ok, una Tesla da 25.000 dollari che abbia un senso con magari tanti chilometri e credo che non ci sia la tecnologia neanche per fare una roadster da 1.000 chilometri o un Semai da 1.000 chilometri. Quindi vedremo. Vedremo perché il mondo è bello, perché è vario e sicuramente Elon Musk avrà l'asso nella manica. Però detto questo, eh, Tesla cosa vuole fare adesso? Vuole concentrarsi solo sulla produzione delle sue. E nel frattempo, eh, diciamo buona parte della, della ricerca eh, la sta buttando in uh, robot, robot di automazione e sull'autopilot, ok? Quindi tecnologie legate diciamo, all'intelligenza artificiale. Questo perché? Perché Tesla eh, adesso è molto avanti rispetto ai suoi competitor. Quindi, 5 anni, noi dicevamo: ok, metti che tra due anni eh, Volkswagen, Mercedes, BMW eh, saranno lì a prenderla. Okay? Quindi riusciranno ad avere eh, dei motori e delle batterie, delle meccaniche eccetera ehm, efficienti come quelle di Tesla perché adesso in questo momento sono tecnologiche, quelle di BMW, eccetera bla bla bla, ma non sono efficienti come quelle di Tesla. Tra due anni potrebbero raggiungere un punto eh, di contatto. Quindi eh, teoricamente, questi, Tesla e tutti gli altri car maker, almeno i più toghi, eh, saranno simili, ok? Però a quel punto Tesla sarà già molto avanti rispetto agli altri con automazione, robot, eh, guida autonoma di livello assurdo, eccetera, eccetera, e quindi primeggerà anche in quel eh, comparto lì, in quel comparto diciamo tecnologico-scientifico che è l'intelligenza artificiale. E a quel punto di nuovo riprimeggerà. E a quel punto poi, se l'azienda farà il botto, avrà molti più soldi per poter investire di nuovo e fare nuovi modelli di auto. Però, in questo momento si sono fermati un attimo sul progetto eh, di Tesla Model 2, perché appunto non hanno tempo materiale di analizzare quella roba lì. Meglio Model S o Lucid Air? Ma non lo so, Lucid Air ancora non l'ho presa in mano. Ho visto i vari video, la gente sembra essere contenta. Credo che eh, sia un buon prodotto, il Lucid Air, quello top, eh, del, top del sogno che è stato consegnato in questi, in questi giorni fa. Eh, C'era una domanda lunghissima di Damiano. Mm -hmm. Vediamo se la ribecco da Facebook perché me la sono persa quasi ma ho visto che era una roba lunghissimissima. e me la sono perso Damiano spero che tu ce l'abbia ancora a me fai un copia e incolla per piacere perché me la sono persa Matte a Berlino e ancora in alto mare ho ordinato una modella Y non performance dal sito di Tesla da marzo a maggio Marzo maggio, ragazzi potrebbe essere, potrebbe essere che nel giro di un mese riescano a recuperare tutto il tempo perso. Eh, potrebbe essere, potrebbe essere, potrebbe essere, non ne sono tanto sicuro, però credo che alla fine. Eh, con un po' di impegno ce la potrebbero anche fare. Grazie mille a Donato Antonioli per la donazione di 2 euro. Grazie, grazie, grazie. Eh, matte, ma camper elettrico, cosa ne pensi? penso che sia molto interessante molto 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 interessante eh, perché a parte che io adoro cose che si muovono dove tu puoi dormire eh, questo veramente io adoro già andare in tenda a prepararsi tutte le cosine tutte le cose a posto tutti i cassetti nascosti do no, tutte le cose ecco io adoro eh, quindi sarebbe una figata pazzesca mi piacerebbe tantissimo poter andare in giro con un camper completamente elettrico, magari non in retrofit, ma proprio dedicato e completamente elettrico. Eh, mi sarebbe piaciuto tanto che Volkswagen con il suo ID.Buzz Avesse fatto qualcosa eh, di, insomma, mh, già pronto per poter andare in camper in giro. Invece mi sembra più un monovolume, piuttosto che un, eh, una roba di questo genere. Ma mh, vedremo, magari si inventerà qualcosa nel mentre. Comunque, l'avete visto lì di Buzz? Molto, molto carino. Ve ne ho parlato nelle news di questa mattina potrebbero assemblare una Model 3 economica senza tanti fronzoli in attesa di una Model 2 ma io credo che Model 3 più di così non, di non scenda di prezzo eh? magari scenderà ancora di 2 3 mila euro ma per adesso credo che non, eh, non cambi molto anche perché già la Model 3 Standard Range Plus adesso eh, esce con una batteria da 60 kWh LFP eh, il che già ci porta ad un livello Decisamente superiore rispetto a quella del 2020, eh, secondo me. Eh, 2020-2021. Io l'ho potuta l'ho provare in eh, mh, due settimane fa, o una settimana fa, non mi ricordo. Va bene, comunque è venuto un ragazzo gentilissimo che si chiama Gabriele, che ci, mi segue sempre. E mh, la sua è arrivata con qualche mese di ritardo, tra l'altro, perché hanno avuto, e, essendo la prima in assoluto. Eh, hanno dovuto proprio fare l'omologazione e anche l'immatricolazione in una maniera particolare perché era il primo modello che veniva venduto in Italia e l'abbiamo provato e veramente è una figata avere le batterie LFP ragazzi è veramente una figata secondo me una standard range plus LFP è paragonabile ad una long range in questo momento perché le long range hanno una batteria da 75 kWh sì ma potete ricaricarla praticamente per non rovinarla al 90% e quindi una LFP Invece si può caricare sempre al 100% e quindi capite che già il 10% lì di, di gap eh, è tanta tanta roba. Oltretutto consigliano le long range eccetera eccetera di non caricarle di non farle scaricare oltre il 10% quindi non potete teoricamente andare sotto il 10%. Con l'LFP invece non c'è nessun problema, potete arrivare tranquillamente alla colonnina con lo 0% senza proprio nessun... Problema, patema, eccetera. Quindi il 15 kWh di differenza che ci sono tra una batteria e l'altra, eh, si compensano con il 10% da una parte e il 10% dall'altra. Vi ho detto tutto. Eh, buonanotte. Ho letto oggi che Fisker farà eh, due macchine quest'anno. Cosa ne pensi di questa marca? Ma eh, José, José, eh, Fisker eh, la conosco, la, la conosco di fama, eh, non ha avuto tanta fortuna in passato, eh, però gli auguriamo tutti una buona una buona partenza, ripartenza. Ehm io voglio l'hyperloop, Vincenzo. L'hyperloop ora che lo costruiranno in Italia, credo mai. Perché figurati ogni volta che tirano su un sasso c'è cioè sotto una colonna o una tomba di qualcuno, quindi sarà molto difficile che facciano una cosa del genere in Italia, però chi lo sa, mai dire mai. Però, se lo vuoi andare a vedere, lo puoi andare a vedere a Los Angeles. Buonanotte, buonanotte. Ciao Matteo, ho visto il programma di Mario Biondi in cui elettrifica un'auto old Come la vedi? Ma Angelo, in questo momento. La, il resto mod, quindi la trasformazione delle auto a benzina, diesel bla 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 in autoveicoli elettrici, tra l'altro, è anche supportata da alcuni incentivi. Si parla di massimo 3.500 euro per un massimo di 10.000 euro più o meno di eh, spesa. E, sì, è interessante, interessante assolutissimamente. Tu puoi prendere un'auto e andare solo da alcune officine autorizzate. Non so quali siano in Italia perché questo ancora non lo so. Eh, si va, si prende, si porta la macchina, loro ti fanno tutto il lavoro e tu paghi 10.000 euro più o meno, ecco 7.000 e gli altri te li danno, te li dà lo Stato. però mh, quasi mai si parla di 10.000 euro, sempre un pochino di più, quindi vabbè. Massimo comunque 3500 dallo Stato. Però è una cosa interessante. Mi piacerebbe molto poter fare una cosa del genere. Ma mi manca l'auto, mi mancano gli 11.000 euro. Quindi non lo farò, a caso se avete qualcuno che lo fa, lo vuole fare, lo vuole documentare, fatemelo sapere, mandatemi una mail così ci parliamo. Eh, ciao Matte, come va? Ma la macchina di Giulio poi era stata riparata, non, non ho visto video. No, allora abbiamo fatto un video insieme ma era molto noioso dove praticamente spiegava tutte le diatribe di cosa era successo, allora ho detto senti lasciamo stare che non è il caso. <coughs> che già i miei utenti appena vedono qualcosa di noioso vanno avanti quindi ve lo spiego io, l'auto di Giulio ha fatto più o meno 10.000 euro di danni con quel video là che vi avevo detto che avevo fatto vedere in quel parcheggio tra l'altro qua vicinissimo a casa mia eh, dopo circa due settimane è stata riparata, è stato cambiato il powertrain è stata cambiata tutta la parte dietro di trasmissione e l'auto è tornata come nuova il, 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 il bravo Giulietto di Trento va sempre in giro ancora con la sua Teslina Model 3 Standard Range Plus però con sempre il magone di non averla comprata long range. Ma non hai l'Apollo? Mi dice Andrea Baga. Sì, Andrea, ho l'Apollo, ma non mi sembra il caso di fermarla perché Arisa le ad Risa le serve. Tra l'altro, ehm, per elettrificare un'auto ed ottenere il bonus, eh, diciamo l'eco bonus, tra virgolette, eh, deve, dovete, c'è tipo quella lì, ha 1200 cavalli o meno, No, no, tipo 80 cavalli, non 90 cavalli, non lo so, comunque 90 cavalli, il motore elettrico che c'è da montare deve essere di 90 cavalli e la batteria, non potete montarci una batteria gigante, ok? Assolutissimamente no, perché il peso deve essere può essere al massimo superiore all'8%. Tu capisci che viene fuori una batteria tipo da 10 kWh, massimo 15 kWh? massimo 15 kWh, quindi vuol dire che un Apollo già pesantina di suo eh, riuscirà forse a fare, mo, non so, 150 km, non lo so, e quindi magari non è proprio il caso. Anna Secret Curci, grazie mille per il like alla stream, e per 10-11-12 mila euro è un po' uno spreco di denaro, secondo me, secondo me. Sto con l'account di mia mamma, dice Monica Peluso. Peccato, eh, va bene, eh, ma vai via tranquillo, eh, non ti preoccupare. Ciao Matteo, cosa ne pensi della lettera che le associazioni del settore hanno inviato a Draghi per non stoppare la vendita delle auto con motore a combustione interna? Credo che sia una mossa che non ne fregherà una mazza a nessuno perché alla fine è tutto parte dall'Europa, cioè l'Europa che vuole e Draghi non credo che vada contro l'Europa. Anche perché se tutti gli stati entro il 2034... Devono finire, cessare. Eh? Alla fine l'Italia cosa vuol? Diversa dal coro? La voce è diversa? Non credo proprio. Non credo proprio. Però, però ci sta, è come. Eh, quando fuori piove, dentro invece no, perché c'hai l'ombrello. No, eh, scusate, nel senso... Eh, avete presente quando hanno inviato quella lettera, anzi la raccolta firme dei ehm, benzinai, non mi viene neanche il nome perché non ci vado mai. Dei benzinai, eh, vabbè, adesso faccio il galletto, ma in realtà ci va mia moglie, eh, quindi fa niente. <ride> e la lettera dei benzinai che diceva noi non installeremo le colonnine. Perché non le vogliamo? Eh, non lo so. Lo, la trovo una mossa non proprio intelligente. Perché comunque business is business. Le colonnine portano business. Quindi perché no? Cioè. vabbè. Comunque, parentesi chiusa. Eh, sai che dopo domani verrà presentata l'Alfa Tonale eh? ma certo Jacopo io l'ho già vista l'ho già vista e vi ho già preparato un video che però non uscirà qui ma uscirà sul canale di Automobile.it perché perché la Tonale purtroppo non arriva in versione elettrificata per il momento e non hanno dato nessuna informazione sulla versione elettrificata hanno solo dato informazioni sulla versione che non posso dirvi perché c'è l'embargo fino alle 15 di martedì eh, quindi vabbè, martedì lo saprete tutto sul canale di Automobile.it Comunque il video l'ho girato oggi c eh, Anna Sigrid Curci, da quando hai gli occhiali? Fanno un Matteo sofisticato No, guarda, gli occhiali praticamente sono occhiali riposanti, fotocromatici Quindi quando vado fuori diventano subito scuri se c'è il sole Perché a me gli occhi mi danno fastidio quando c'è il sole, io gli occhi molto chiari E... Ehm, un bravissimo amico eh, me li ha costruiti, me li ha fatti. Vabbè, non è che li ha costruiti, nel senso, vabbè, ha preso la montatura, ci ha messo dentro le lenti giuste, ha fatto fare le lenti giuste. Occhio alla vista! E tra l'altro, eh, stiamo facendo una piccola promo: stiamo provando più che altro a eh, far vede a vedere se. Uh, io spingo e dico ragazzi andate da occhio alla vista all'Umezzane perché c'è il 40% di sconto. Quindi se siete di Brescia potete andare all'Umezzane e dire Matteo, Matteo Valenza mi ha detto di venire qua e lui tac, ti fa subito il 40% di sconto come entri nel negozio. Così senza neanche sapere cosa compri, bah 40% di sconto. Non mi sembra male e quindi alla fine gli occhiali sono belli e mo, ci proviamo. Dato che è un amico, lo facciamo molto volentieri. Ciao Matte, volevo solo dirti che a scuola il nostro prof... Usa i tuoi video come lezione, facciamo meccanica al professionale. Devo dire che capisco molto di più con te che col prof, quindi grazie. Grazie mille, Diego, grazie, 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 e grazie mille anche al tuo professore. Se devo dire la verità, sono stato contattato da un professore tempo fa, un professore sempre comunque di una scuola di meccanica, non mi ricordo dove, ma a marzo andrò a far visita alla classe. Quindi a marzo io e il mio team andremo là e faremo lo show, lo show che stiamo facendo in questo momento qua, lo faremo là, quindi risponderò alle domande direttamente degli alunni in classe, è una cosa ragazzi una figata pazzesca e non vedo l'ora, non vedo l'ora, in questi casi mi sento veramente super realizzato, super super Veramente stra, stra contento, è una cosa bellissima. Buonasera da Mina Vagante, buonasera. Eh, ciao Matteo, quale macchina plugin economica mi consiglieresti? Plugin economica non vanno bene insieme perché più o meno spenderai sempre sui 30-35 mila euro. Forse, forse riesci a stare sui, sotto i 30, ma la vedo molto 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 difficile. Molto 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 difficile. Eh, I benzinai non vogliono colonnine? E Deni che ha acquistato b e non userà le aree di servizio per installarle? Mi sembra improponibile. No, Alessandro, eh, stiamo parlando solo, credo, di Milano. Che lì, I benzinai di Milano hanno fatto una raccolta firme per non... Eh, dover essere obbligati a montare le colonnine no, in realtà B-Charge, Eni eccetera eccetera hanno già eh, cominciato ad installare le colonnine B-Charge all'interno dei centri appunto dei benzinai quelli un pochino più grandi, un pochino più battuti e devo dire che è un'idea ottima secondo me perché comunque ormai quasi tutti i benzinai hanno il bar hanno la vendita dei, dei non so, degli Abramajuic eh, tutte quelle cosine di carine e quindi alla fine uno va lì Fa la ricarica. Scende, si sgranchisce le gambe. Nel frattempo ha ruttato. E, e riescono tranquillamente, magari anche a vendergli il caffettino, vendergli la briochina e anche l'albero Magic, perché, comunque, un Albert Magic in una Tesla ci sta benissimo, secondo me. Matteo, farai un video sulla classe scolastica che vai a vedere. Eh, non lo so, ma forse sì, forse sì farò un video. Mi piacerebbe tanto riuscire a portare anche dei video vlog. Ed è forse anche per questo, ragazzi, che ho cambiato orario. Perché adesso non so se notate, ma i miei video escono alle 18. Se i miei video non escono... e se i miei video non... Se i miei video escono alle 18 il martedì e il venerdì io il lunedì mattina magari alle 10 o a mezzogiorno e il mercoledì mattina o il giovedì mattina a mezzogiorno potrei far uscire un video che magari non è che sia proprio eh, super in tema con magari non è una recensione o non è una prova di autonomia ma magari è un vlog comunque sempre sulla mobilità, mobilità elettrica oppure sulle energie rinnovabili oppure sul tech perché no? Alla fine anche io sono... Io ragazzi dovete sapere che sono uno molto molto tech e molto molto nerd. Gli occhiali possono capire. Eh, dagli occhiali si capisce benissimo. Quindi ho un background di roba tech da far impallidire un tech. Vabbè. No, giusto perché una volta mi hanno scritto, quando ho fatto la recensione del robot a polvere, non sei credibile. Cazzo ma ne avrò avuti... Non so... 25 di robot aspirapolvere... Non sono credibile... che ci ho fatto un video solo... Secondo te... Non sono credibile... Astro... Vabbè... Comunque... Eh, Diego ci sub, Ho già capito allora... Ce ne stava parlando... Erano i salesiani di Arese... Certo... Sono i salesiani di Arese... Bravo Diego... è proprio lui... Eh, Ciao Matteo... Da quando hai messo gli occhiali? Da... Tipo ieri... Eh, ma... Non sono... Sono riposanti... Eh, non sono... Da vista... Però mi fanno molto... Veramente molto... Molto Clark Kent... E quindi... E mi sento proprio Superman. Ciao a tutti da Simone Bellini. Ciao, ciao Michele Gola che mi dice "Batterie strutturali Tesla, se si, si rompe il pacco batteria si butta la macchina?". Non credo, però non lo so. In questo momento ancora non si sa. Allora diciamo che in questo momento eh, tutto è speculazione, quindi non ci sono ancora i progetti, non ci sono ancora i disegni di libero accesso, diciamo, eh, al sistema di batteria quindi ancora non si sa niente, mi dispiace, ti direi una stupidaggine. Eh, quando arriverà in concessionario alla tonale, farai un video recensione. Eh, sì, potrei fare un video recensione anche perché tonale, potrebbe essere interessante. Anche da farla vedere sul mio canale. Quando, quando arriverà elettrica, sicuramente sì. Eh, però potrei anche farla vedere prima perché ci sono delle belle novità. Eh, però che non posso parlarvi perché c'è sempre l'embargo ragazzi Quindi non mi, dite, non mi fate domande che poi dopo eh, mi fanno chiudere il canale Ciao Matteo, buonasera eh, da Maurizio Motto Anche a te, anche Miotto, anche te, grazie Devo comprare una Model Y, dici di aspettare Giugno, nuova batteria oppure compro ora giugno? Giugno ragazzo mio, non credo proprio che arriveranno le nuove batterie eh. Credo che arriveranno forse settembre, forse settembre Comunque no, ti direi di aspettare Se non è proprio una cosa... Pressante, ti direi di aspettare. Jeremy Gogna, grazie per il like. Alessandro Rezzone, Dottor Moretti, grazie, grazie, ragazzi. Eh, Riccardo ricollaborerai con Andrea Galeazzi? Sì, sì, ma in realtà con Andrea ci siamo sentiti tipo, non so, due o tre mesi fa mi ha scritto lui, perché mi aveva citato in un video in una sua story, ho scritto ma Matteo, dovremmo fare ancora qualcosa insieme? Eh, sì, hai ragione Andrea, volentierissimo penso a qualcosa, poi non ho mai più pensato a niente, perché dovete sapere che la mia, il mio cervello è penso oberato di, di, di robe da pensare da fare, da... Eh, Adesso mi sto facendo aiutare, ma nel momento in cui ho cominciato a farmi aiutare sono ancora più preso eh, di robe. Dove, cioè, io lavoro 8 ore alla mattina, mattina, 8 ore al giorno e in più dopo devo fare questa cosa qua. Quindi, chiaramente, eh, pensare anche a fare cose extra eh, la, la, la vedo un po' difficile, però. Vedremo, non ci sa so mai. Ciao, Matte, mi saluti. Certo, Lorenzo Ta Totaro, assolutissimamente, assolutissimamente. Sì, Matte, ehm, a chi consiglieresti? Andrea Galeazzi. Eh, ma io ho detto Andrea Galeazzi. Andrea Galeazzi, vabbè, comunque, Matte, a chi consiglieresti una Tesla? E che modello, Thomas? Thomas, una Tesla la consiglierei probabilmente a chi ha. Un po' di soldi da spendere, e eh, vuole il meglio. Quando se tu, allora, se tu vuoi il meglio dell'efficienza e delle prestazioni e del software, sicuramente potresti andare su Tesla eh, se ti piacciono le berline Model 3, eh, se ti piacciono le auto un pochino più da signore Model S, eh, un su mm, sì, Giga, vabbè. Un SUV Model Y, sicuramente. Model X. Eh, Già la vedo un pochino più da... Boh, non lo so. È un po' più un, un, un giovane imprenditore rampante, un gallettino. Ehm, non lo so, non lo so. Però ce ne sono tante di auto interessanti. Eh? Eh, tipo la BMW iX, che costa un patrimonio, però è veramente un altro mondo rispetto a Tesla. Molto, molto meglio su tutto. Tranne che, come ti dicevo prima, sulla... Um, um, motori e batterie che comunque vanno molto bene, vanno molto molto forte, però non sono super efficienti. Ecco, Tipo per fare gli stessi chilometri che fa una Model X, una BMW X ha una batteria più grande. Uh, Matteo, qual è secondo te eh, la migliore auto elettrica? Eh, qual è il prezzo per ora? Matteo. Allora, la migliore, la migliore auto elettrica non c'è, perché la migliore per me potrebbe essere la Model Y, la migliore per te potrebbe essere un'altra auto, dipende tutto dalle esigenze e eh, dai soldi che uno può, può possedere, possiede, può spendere per un'auto. Eh, non che io riesca ad acquistare una Model Y in questo momento, assolutamente no, ma comunque dico, eh, c'è una famiglia in arrivo, eh, il baule potrebbe interessarmi di più, allora magari vado con una Model Y piuttosto che una Model 3. Eh, poi io sono particolare perché la mia fanbase è quasi tutta basata su Tesla, quindi un domani quasi mi vedo costretto a comprare una Tesla. Anche se magari vorrei comprarmi una Porsche Titan Turbo S che magari costa tipo. 100.000 euro di più, però non fa niente, non fa niente. Sarà ibrida la tonale? Non ti posso dire niente, basta con le domande sulla tonale. Eh, ciao Matteo, quale secondo te, già detto, ma eh, ciao, di recente ha fatto scalpore la notizia di un tipo di Leicester che ha portato a sostituire la batteria della sua Mercedes e ibrida 2014 e gli hanno chiesto in euro 20.000 euro. Possibile o oh, bufala? Mercedes e ibrida 2014, 20.000 euro, credo che sia una bufala perché... Che batteria gli monti con 20.000 euro? Cioè, tu conta che una batteria di una Tesla Model 3 eh, Long Range, eh, più o meno costa 13.000 euro. Già evata, se non mi sbaglio. E quindi che, che batteria gli ha montato questo qua? Non posso credere, non posso credere. Eh, vedrai bene al posto di Model Y una Ionic 5. Anche io vedrei bene una Ionic 5 al posto di una Model Y. Alla fine sono auto che si equivalgono. Uh, sotto molti punti di vista, model IONIC 5 ha anche il tetto in pannelli fotovoltaici e ha il Deal to Load, cosa che a me, come sai, piace un casino folle. E eh, quindi si sì, Ginger Black C'hai ragione: sicuramente, sicuro. Uh, comunque, Matteo, ti faccio i miei complimenti anche se insignificanti per la tua carezza e la bravura incredibile in questi settori. Che se purtroppo uh, non ti conosco, anche se purtroppo non ti conosco di persona, sei simpaticissimo. Grazie mille, Thomas, grazie mille, veramente, eh, lo apprezzo veramente tanto. Complimento eh, sentitissimo quindi grazie, 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 grazie. Come sta Alita la tua Model 3 Performance? Sta bene. Sta bene, lei è in garage, bella, tranquilla, senza proprio nessun problema. Eh, sono due mesi che la sto caricando fuori alle colonnine perché ho deciso di non ricaricare più a casa per un test che magari, non lo so, forse vi racconterò un domani eh, quando avrò dei dati un pochino più eh, seri alla mano. Eh, Michele Compagnin, Kia EV6. Anche Kia EV6 è molto interessante. Eh, non ha però il tetto fotovoltaico perché comunque eh, non l'hanno... però si può avere... Allora, mi era sembrato di capire che se voi lo chiedete potrebbe anche esserci il tetto fotovoltaico sulla Kia EV6 Però qui lo dico e qui lo nego, sinceramente Ho fatto un preventivo di una Ionic 572 kWh senza, senza incentivi Viene tanto, sì, sì, viene tanto come una Tesla Viene tanto come una Tesla Model Y no? um, Credo Credo, credi che lo Stato italiano per incentivare l'acquisto delle auto elettriche debba installare più colonnine fast oppure dare più incentivi agli acquirenti da cosa partiresti prima io credo che le due cose non possano partire in maniera prima una poi l'altra ma devono andare entrambe eh, insieme quindi lo Stato deve prevedere e eh, diciamo velocizzare tutti quei eh, tutti quei non so, quelle menate burocratiche che ci sono per attivare una colonnina perché, ragazzi, pensate che per attivare una colonnina ci vogliono più o meno una quarantina di concessioni, ok? Quindi la concessione del comune, la concessione della provincia, la concessione del, del cavolo, la potenza, cioè cose veramente. Fuori da ogni logica, Uno deve, cioè praticamente non incentivano assolutissimamente i costruttori a mettere giù le colonnine. Guardate che qui a Nave, eh, dopo il mio eh, diciamo, video eh, dove ho detto che a Nave non c'era una colonnina, hanno installato quattro colonnine. Non so se è stato il mio video, ma. Praticamente dopo, una dopo due settimane hanno cominciato a installare quella di 2A, eh, contemporaneamente quella di B-Charge e eh, un'altra 2A dall'altra parte e un'altra ancora dall'altra parte. Quindi a 2A c'è tappezzato di colonnine praticamente e quelle di B-Charge sono ancora lì che aspettano. Cioè veramente è da tre mesi? Tre, tre mesi e mezzo credo che sia lì montata bella perfetta ma che non è funzionante perché ancora non hanno avuto l'ok okay da Enel per far partire il, il tutto cioè io veramente non ho non ho assolutissimamente idea di cosa ci voglia e di chi bisogni. Eh, sentire per questo problema ma che vedevo di. Andiamo avanti così Matteo, quando farai il video sulla colonnina, realizzazione, burocrazia, eccetera? Allora, quando farai il video sulla colonnina in che senso? La colonnina di casa? La colonnina di casa, sì, ne ho qua una qua sotto, eh, si chiama tra l'altro Charge Split, che è una colonnina super super figa, è da casa ovviamente, ma la devo installare perché la mia di Tesla ha il cavo un pochino corto, questa qua l'ho fatta arrivare col cavo Bello lungo così posso in caso andare a ricaricare tutte le varie auto che mi, mi faccio dare e credo che arriverà a breve. Diciamo che il mio elettricista purtroppo è stato a causa pandemia in lockdown eh, da solo per eh, tre settimane ma adesso è uscito e forse riusciamo a fare qualche installaz installazione della colonnina. Michele, se mi senti, che è mio cugino, Michele, se mi senti, fatti un colpo e eh, ho bisogno di installare una colonnina a casa. Eh, e poi andiamo avanti eh, 52.000 viene una un X5 da 72 kWh kilowatt, eh, 52.000 tra l'altro non è neanche il prezzo di una long range quindi costa di meno di una, di una long range Tesla Model 3 intendo ovviamente Model Y costa ancora di più eh, Matte ma quanto costa una Tesla o in generale un'elettrica a caricare a casa tutti i giorni? Thomas dipende tanto dal tuo Uh, gestore, il mio gestore è Tate molto molto figo, um, credo più o meno di pagare 18, non lo so, non, ti direi un. un un prezzo per un altro ma più o meno più o meno siamo lì grazie mille Giorgio Emilio Bonfante per la share eh, credo che hai sciarato Twitch eh? non lo so eh, comunque grazie oggi ho sentito al TG che c'è stato un calo delle vendite delle auto sarà perché non ci sono incentivi o perché mancano i soldi di chi vuole comprarle Maurizio credo che manchino gli incentivi eh, credo che sia il, il problema sia perché mancano gli incentivi perché in realtà eh, la gente i soldi li ha chi, allora, chi può comprare una macchina Quasi sempre ce li ha. Chi compra un'auto elettrica quasi sempre ce li ha. O comunque ci può indebitare per comprarsela. Ecco, eh, però comunque stanno ancora tutti sperando che arrivino gli incentivi. Poi va bene ci sono anche auto elettriche che costano non tantissimo. E anche se comunque il prezzo rimane alto. Secondo me le auto elettriche dovrebbero abbassarsi di netto tutte tutte indistintamente: di almeno 10.000 euro. Almeno ecco, almeno 10.000 euro. Avete già parlato degli aumenti di Duferco e Company? No, non ancora. Eh, ho ricevuto parecchie. Mh, parecchie, ma davvero tante eh, email e messaggi da parte vostra. Sull'aumento di Duferco, sì, Duferco l'ha appoggiata piano. Ha detto: ah, Ti davo prima qualcosa adesso ti do un anno. Eh, ecco, ti do un rovescio che ti giri così. E in effetti eh, l'abbiamo un po' attutito in tanti questo colpo. Mm, uscirà un video più avanti, diciamo che adesso io sto cercando un partner eh, per aiutare i miei follower a ricaricare spendendo meno. Sarebbe molto figa questa cosa. E eh, ci sto lavorando da un po'. Dovrebbe arrivare a breve, non posso dirvi ancora con che partner, eh, però diciamo che ci stiamo studiando una modalità per far sì che voi. Possiate ricaricare spendendo il meno possibile eh, Ciao Matteo sono Motors non, Sono vivi? Sembrerebbe che siano vivi Sembrerebbe che siano vivi Però non so niente Matteo che ne pensi di Nio? Arctic Runner A me piace molto Nio E sarà probabilmente l'anti Tesla Barra anti tutto del futuro Quindi tra un paio di anni Quando arriverà effettivamente Ad essere eh, e ad avere una um, capillarità in Europa vedremo, vedremo, per adesso è un bel progetto. Per adesso è un gran bel progetto. L'auto sta cominciando ad entrare in produzione proprio in questi giorni la et 5 intendo di cui ci sarà anche un modello con una batteria da 150 kWh che promette quasi 1000 km non oso immaginare cosa peserà quell'auto lì però vedremo, vedremo vedremo in questo momento non, non sappiamo nulla però il progetto è veramente molto molto interessante Claudio Piticchio, Matteo una domanda io vivo a Ginevra, ho fatto il nuovo aggiornamento ma non ha la funzione delle telecamere sullo smartphone, perché? hai provato ad aggiornare anche lo smart perché l'app Tesla boh magari non ti sia aggiornata. Però non vorrei che, ma non credo che ci siano restrizioni per quanto riguarda il, la geolocalizzazione. Quindi, se tu sei magari in Svizzera, in Svizzera ci sono delle regole particolari per cui Tesla non, è, non ha potuto andare a fare questo tipo di eh, aggiornamento. Anche se, secondo me, è strano perché anche in Italia, in teoria, tu non potresti lasciare la macchina lì con le telecamere che vanno. Però, non lo so, non lo so. Ciao Matteo, puoi dire alla chat di non scrivere... Eh, perché ti devo dire una cosa eh, Roby che ti devo dire? Tu scrivi la chat scrive, non posso dire che non scrive eh, ma va solo scatti a me la diretta, Simone Bellini non lo so, vediamo i frame, non ci sono perdite di frame, sembra tutto bello verde, eh, analisi di qualità anche, sembra tutto a posto eh, ciao Matteo, eh, ciao eh, ISP360, ISP30 non si abbassano, anzi continueranno ad aumentare, vedi mancanza chip, costi batteria i costi intendi sì, sì, continueranno ad aumentare Però i chip a un certo punto Cominceranno ad arrivare, eh, speriamo eh, Adesso ci sono le auto elettriche Con i pannelli fotovoltaici Che usciranno anche auto con Mini pale eoliche Non credo proprio, perché la paleolica eolica Credo che possa essere Un uh, problema Ma è una domanda o mi stai perculando? Beh. Eh, Arisa, Arisa è di là nel letto che si fa i beatissimi cazzi suoi. Starà guardando un, un film. Come è normale, eh, Roby e Diego, ah era quello il messaggio che volevi mandare. Bene, ti beccherai un bell'ammonimento da Ginger Black. Mi spiace. Eh, anche se comunque concordo, perché quello eh, tira avanti il mondo. Eh, Matteo Michelotto, ciao Matteo, se acquisto una Zoe usata, è possibile vedere l'usione della batteria? O mi fido del concessionario? Allora, io credo che con eh, le nuove app di Renault. Tu possa chiedere effettivamente quanto la batteria ha sofferto più o meno. Grazie mille per il follow. Itapo 25. ita, 25. It, 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 ma che. Itti Pau. Itti Pau. Paolo Italia 25. Va bene, ci sto. Eh, dicevo, potresti chiedere al concessionario se hanno l'app e ti possono dire effettivamente eh, quanto quell'auto ha ancora di batteria eh, residua. Oppure potresti utilizzare PKC che è un'applicazione OVD che si può installare. Tra l'altro ho fatto un video proprio con la Zoe eh, di una sorella di un amico che saluto. Ciao sorella dell'amico. Eh, Marco Baronci, grazie per il like alla stream. Ciao Matteo! Davvero la Tesla Cybertruck costa 30.000 in più? Lenta perché Fede Perla ha ordinato Cybertruck ma 150. Non so tu di cosa stia parlando Ale però quando scrivi scrivi più piano e non scrivere perché con la P e la K perché io sono un boomer e non ci capisco un cazzo eh, il progetto power check control belt zor eh, sì hai ragione ragionissimo eh, devo riuscire a trovare il tempo di organizzarmi. Le macchine ci sono, quasi tutte quelle che volevo ci sono. Dobbiamo vedere quando trovarci in effetti e dove, soprattutto. Eh, Volvo XC20 Renault 5 o aspettare Toyota BZ crossover sub compatto? Ma Toyota BZ 4X potrebbe essere interessante. A me non piace tantissimo a livello estetico, ma chiaramente è solo una questione di, di estetica a livello soggettivo. Ehm, Toyota ha una grandissima esperienza con l'elettrico e con l'ibrido quindi potrebbe anche essere una macchina abbastanza efficiente eh, vedremo vedremo di solito Toyota se fa una cosa la fa bene quindi vedremo Renault 5 ragazzi è meravigliosa meravigliosa eh, speriamo che arrivi eh, presto e che io possa provarla presto perché potrebbe essere veramente molto interessante spero che Renault ehm, acquisito insomma Dell'esperienza con eh, Zoe riesca anche a fare belle cose. Con eh, non c'è no, vabbè, eh, Volvo XC20, Volvo XC20. Anche quella potrebbe essere interessante. A me piace molto la Volvo, eh, vediamo. Incentivi statali per auto elettriche, quest'anno novità nessuna, mi spiace, Eric. Uh, e grazie a Michele Michelotto per la donazione di 2,99 euro. Uh, ci sono rimasto malissimo, dice Federico, con la cosiddetta Model 2, era l'unica elettrica a cui potevo aspirare per poter avere una Tesla. Ma non è vero, non è vero, Federico. Secondo me si sì. Ci metti, metti d'impegno, puoi trovare anche qualcosa di molto interessante. Tu conta che eh, io, quando ho acquistato, ho dato l'anticipo per la mia eh, Tesla Model 3. Non avevo neanche un euro sul conto, un euro che sia uno, e eh, mi sono attivato. Nel giro di 3-4 mesi sono riuscito a muovermi e sono riuscito poi a dare l'anticipo per poi, eh, e poi pagare le rate per pagarmi la mia Tesla Model 3. Eh, quindi, grazie mille a Domenico Cortese per il like. Eh, allora, volere potere lo dicono tanti. In tanti dicono anche che è una eh, baggianata. però, se ci si impegna, si mettono via i soldi. Se quello è veramente il tuo obiettivo. Perseguilo e vedrai che ce la farai. Alex 46F, ciao Matteo, ma si sa qualcosa di sicuro di proposito sulla Fiat Panda completamente elettrica? Ma allora, il um, amministratore delegato di Fiat, eh, nella notizia eh, di cui vi ho parlato questa mattina, eh, sembrerebbe aver accennato qualcosa di una possibile Fiat Panda che a cui assomiglierà molto ad una Fiat 120, a quel prototipo che si è visto a Ginevra nel 2019 o 2018, non ricordo, 2019 credo. No, 2020, che sto di. 2019, 2019, c'hai ragione e um, dovrebbe essere un progetto molto molto interessante, potrebbe eh, riuscire a eh, portare a livelli interessanti l'elettrico in Italia. Vedremo e speriamo. Secondo me quando ci sarà quello ci saranno anche gli incentivi. Vedrai. Non ci si scappa. Secondo, mia, secondo me potrebbe fare la svolta Fiat. Anche secondo me, Thomas. Il render della panda elettrica è già toga da matti. Sì, anche secondo me Anche, anche a me piace molto. Mi piace molto. Sì, sì, sì. sì, sì. Uh, si può aspettare sei mesi per un'auto del gruppo Volkswagen? Ma Vincenzo, sì, nel senso che ci vuole, ci vuole quel tempo lì. Per probabilmente per comprarti una ID3 o eccetera eccetera. Chiaramente sono tutti un po' in difficoltà in questo momento, però lasciamo. Eh, diamo tempo al tempo e pazientate ragazzi pazientate pazientate. Eh, ciao Matteo, buonanotte Chiara. Vedi Chiara che alla fine una delle tue domande le ho lette. Eh Vedi, scrivi adesso che sono tutti un po'. Eh, stanno tutti un po' dormendo in questo momento in chat. Ma te, ma te seguivi Emanuele Sabatino? Non lo seguivo, ma lo conoscevo. Eh, ho visto ogni tanto qualche suo video perché mi saltava fuori eh, nelle, nella feed di YouTube e mi è, piaciuto, mi è dispiaciuto un sacco quando ho saputo della notizia eh, della sua morte. E. Riposi in pace. Eh, ciao, come va con la bolletta? visto i rincari? Carlos, sì, i rincari ci sono stati, effettivamente sì, eh, ci sono stati, però tutto sommato va tutto bene. Per adesso non, non ci sono grandissimi problemi, anche perché ho modificato un po' eh, il mio fare quotidiano, quindi cerco di utilizzare un pochino meno di corrente e cerco di non ricaricare a casa e ricaricare fuori. Certo, chiaramente i costi di ricarica esterni devono essere controllati, però mh, ci sta, ci sta. Uh, ora, come ora, sono sei mesi minimo uh, sindacale per tutte le case, sì, più o meno. Tranne quasi Tesla, che forse in due mesi e mezzo, un mese e mezzo te la, te la sfanga. Ciao Matteo, ti stimo moltissimo. Che ne pensi di Fiat 500 elettrica? DJ, a me è piaciuta tantissimo la 500 elettrica e devo dire che forse è stato eh, il mio primo vero amore di un'auto un elettrica non Tesla. Se ti devo dire la verità, perché è proprio carina, mi piace tantissimo, veramente tantissimo. Io prenderei la Cabrio. Perché è un, tra l'altro è una delle elettriche, vabbè, non è proprio cabrio, cabrio, cabrio come la vorrei io. Però ci si avvicina, eh? Ci si avvicina. A me piace, mi piace quindi bello. Ci farei qualche prova sulle macchine usate? Tre cani, sto pensando di portare un. Um, dei test sulle auto usate. Sì, assolutissimamente sì. Credo che sarà un po'. Il trend di quest'anno, ma anche perché comunque sulle auto usate ci sono ancora gli incentivi, forse. Vabbè. Vedremo. Eh, visto che la crisi del mercato che le affligge anche l'usato, oltre al problema degli incentivi che ha drogato i prezzi, come vedi l'acquisto di auto EV dall'estero? Questo è sorpresa per l'import video. Matteo, in realtà c'è tantissima gente che compra dall'estero e quindi non credo che ci siano grandissimi problemi a comprare dall'estero. Però sì, potrei farci un video che sarebbe molto interessante. Magari se qualcuno vuole e la vuole comprare dall'estero, mi contatti che magari ci facciamo un video cerchiamo di capire effettivamente com'è tutta la prassi Ah, ragazzi quasi mi dimenticavo che dovevo, devo anzi ringraziare come sempre perché se non ci fosse lui qui non staremmo sicuramente ma Carrozzeria Musesti e anche oggi il Sinauto Group il gruppo Sinauto, questa concessionaria di Brescia ehm, Mazzano, non vorrei dire una cavolata e anche Ponte San Marco Ok, che tra l'altro se vi interessa eh, una Honda, se vi interessa una Mitsubishi, se vi interessa una Hayways o una Ceres, se fate il mio Nome, vi fanno subito 1000 euro di sconto. Via così perché siamo gentili e siamo bravi. Basta. Dov'è Risa? Massimo Moretti è in bagno. Siamo quasi arrivati alla fine di questa serata. Eh, continuate con le domande che io ci provo eh, a parlare, eh, anche se comunque ho bisogno di bere, quindi bevo. Cornali dice la 500 elettrica top, ma ragazzi, tra l'altro, ho quasi, sto quasi rivalutando la ID3. Ci ho fatto un video proprio ieri, ieri era sabato, sì, sì, ieri. Ci ho fatto un video proprio ieri e devo dire che è un'auto abbastanza interessante ed anche abbastanza efficiente. Poi dopo vedremo, vedremo tutto. Polase Spot Beltazor ci sta. Ciao Matteo, ma Fiat 120 nuova Panda elettrica avrà le alette parasole nel rendering interior non, non ci sono. si le avrà sicuramente. Allora, il suo amministratore delegato ha detto che assomiglierà alla 120. Non credo che sarà proprio uguale alla 120 però ci sta. Ma un pannello fotovoltaico su una macchina quanto la ricarica? Che efficienza ha? Allora, un pannello fotovoltaico più o meno sono 400 watt sopra un, te un tetto di un'auto, più o meno sono 400 watt e costa, ti costa tipo un Milano, 1000 o 1000 o 2000 euro, una cosa del genere. riesce a ricaricare più o meno 2000 km all'anno. Questo è il dichiarato almeno sui dati di Hyundai Ioniq 5. Ciao Matteo, quando un test drive della Marvel R? Non lo so, ragazzi, non lo so. Purtroppo, MG eh, me la stanno, me la stanno mh, nascondendo. Me la stanno nascondendo, ve lo giuro, non, non saprei. Ma è possibile che Tesla con quello che costa non ti dai i tappettini nelle ruote di scorta? Ma le ruote di scorta non saprebbero, probabilmente, dove mettertela va bene, comunque c'è una garanzia, mi sembra che se ti succede qualcosa ti vengono a prendere loro gratuitamente, se non mi sbaglio, ecco e poi bene, per la questione dei tappetini, sì, sì, sì Alzo le mani, eh. Alzo le mani assolutamente. Eh, Matte, a parte che mi fai morire, ma lo sai che ti seguo da tanto, ma non ho capito bene che lavoro fai oltre YouTube. Thomas, sono un programmatore, quindi tra l'altro non mi fai pensare che domani devo andare al lavoro, che due palle. Comunque gli occhiali sanno molto di vecchio e, e, e con un po' di intellettuale. Massimo Moretti, grazie, ma io di vecchio non ho niente, mi spiace, solo il fascino. Comunque, quando farai il video della V6? Allora, Michele e compagni, il video della V6 l'ho già fatto, in realtà eh, ne ho fatti due per adesso. Uno è un'anteprima e un altro è un video recensione. Eh, ho, fatto, ho girato tipo tempo fa, due settimane fa, un video sempre con i V6 eh, con una prova dei consumi. Che hai ragione, siamo in ritardo, ma dobbiamo farle uscire. Quindi prima o poi le faremo uscire le prove dei consumi. Abbiamo la Model 3 eh, da 60 kWh, abbiamo la Airways poi abbiamo la BMW iX e abbiamo anche la Kia EV6, cioè quattro video Solo di consumi e eh, non li abbiamo fatto, però vabbè. Um, Ciao Matteo, quando proverai la Cupra Born? Altra domanda di Marco Fiorini che me l'avevi già fatta prima, però probabilmente non l'ho letta. Allora, Cupra Born dovrebbe arrivare la sua prova tra due settimane. Io la proverò, credo, settimana prossima. Credo. E poi a tempo record cercheremo di far uscire anche il video. Ci proviamo, eh. Ci proviamo ciao Matte da Leonardo eh, via Piana. Ragazzi cominciamo con i saluti perché qua se no non andiamo più fuori, sono le 22, la serata con me è finita, mi dispiace, ma andiamo avanti. Grazie mille, Gattutugat... Eh, per fare l'orologio della live. Marcello Di Stefano. Ciao, buonanotte, José Angel Baon, Marco Fiorini, Anthony Anthony, Pilu, Donato Antonioli, Salvatore Drago, Disistro 419, Vise Alessandro Laspina... Domenico Zarcone! Berta Zorre, buonasera Mate, Michele Compagnin, Andrea Cornali Marto Zanardi, Fabri V Pasquale, Tomassati, eh, Andrea, Matteo Seive Antoni Antoni, Celestina, buonasera Celestina eh, Giacomo Guarnieri, Gattuso Gatto Vincenzo Brigo, Andrew Eletrico Giambartista Neri, Ombretta S Buonanotte Chiara, buonanotte Giuseppe Topino Grazie per il like alla stream Ragazzi mi raccomando lasciate il like alla stream Qui sotto, così magari un domani Youtube la ripresenta A qualcuno che oggi purtroppo non è riuscito di esserci, Reptile 83 eh, Gianfranco Franzoni eh, buonasera, grazie, Matteo Magri buonasera, eh, Dalia ciao Dalia, De Delia scusa, ciao Delia eh, Matteo Michelotto, grazie notte a tutti e grazie anche per la donazione Matteo, eh, Alessandro La Spina, già detto, Andrea Baga, eh, Simone Bellini Nandro Marmo, Ginger come sempre donato assolutissimamente Luca eh, Valeria che questa sera però non mi ha salutato però so che c'è anche se sta mangiando la pizza Giuseppe Salvatore Giovanni Mun, uh, Mungi Guerra, uh, Luca Venturi, Denis Gruti Nando Giadetto, Leonardo Rocchetti, Fabio Bonomi. Ma ragazzi, questa sera siamo in veramente un sacco. Comunque, grazie, 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 grazie. Grazie, grazie come sempre. Ciao belli, ci vediamo martedì con un nuovo video alle 18. Ciao. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019